disclaimer, probabilmente sono la persona sbagliata per fare questa video recensione, perché sto per recensirvi un artbook, cioè non un'opera di narrativa, un'opera di immagini. E quindi quella che state per vedere è qualcosa di una chiacchierata molto personale su un personaggio e su un prodotto. Non sono in grado di scendere troppo nel dettaglio. E vi racconterò, cercherò di raccontarvi le mie sensazioni e un po' la struttura dell'opera. L'opera in questione è questa. È Body Count, artbook di Tanino Liberatore, prodotto e raccontato da Feltrinelli Comics e curato da Tanino Liberatore stesso. Che cosa c'è qui dentro? Che cosa trovate qui dentro? Trovate qualcosa che posso solo farvi intravedere. Perché si tratta di un artbook di carattere erotico. E quindi, siccome non voglio che questo video venga censurato da YouTube, non conosco troppo bene le politiche di YouTube stessa, devo scegliere bene le immagini. E penso, per esempio, questa di potervela mostrare. Ecco qua. Questo è un esempio di ciò che trovate qui dentro. Su una pagina un bozzetto, sull'altra pagina un'opera completa, un disegno completo a colori. Qual è il gioco di Tanino Liberatore qui dentro? È mostrarci un bozzetto che è il luogo della nascita non solo di un disegno ma di un personaggio. Nel senso che ogni donna che viene qui ritratta, tutte bellissime ovviamente, ha un nome e ha una personalità. Che ci viene introdotta da Liberatore stesso, che ci racconta un po' qual è la sua visione di quella donna e qual è il concetto fondamentale che voleva comunicare, al di là del desiderio, insomma. Lui stesso nell'introduzione ci dice che tende a disegnare donne che desidera. I bozzetti e i disegni, come avete visto nell'esempio che vi ho fatto vedere, sono sempre molto diversi, eppure Liberatore li connette, c'è un percorso, c'è una linea che può essere spezzata come retta, come mista tra il bozzetto, tra la nascita e il risultato finale. Che sono però anche due opere diverse, entrambe indipendenti, che si apprezzano su livelli diversi in maniera diversa. L'ho apprezzato moltissimo questo artbook, al di là del fatto che è Liberatore, insomma, quindi uno dei disegnatori più importanti di sempre, un rivoluzionario, il papà di Rank Xerox, assieme a Stefano Tamburini. Se non sapete chi sia Rank Xerox, Malven Incolga, insomma, una delle opere più importanti del fumetto internazionale. Liberatore è un artista a tutto tondo, che ha davvero rivoluzionato il fumetto per tutto quanto il mondo, insieme ad Andrea Pazienza, insieme a Scozza, insieme a Tamburini, insieme al recentemente scomparso Mattioli. Rank Xerox è un'opera seminale che ha colpito moltissimi artisti. Non mi ricordo quale degli artisti internazionali che ho intervistato alla Lucca appena non tanto, ma la scorsa Lucca 2019, mi ha detto: beh, io mi sono innamorato del disegno quando ho visto Liberatore su Rank Xerox, non pensavo fosse possibile fare quella roba lì con una matita, e invece si può. Quindi il Liberatore che trovate qui dentro è un Liberatore raffinatissimo. Se siete degli amanti del suo disegno, merita il vostro tempo. Queste donne bellissime, molto poco vestite per lo più, quella che vi ho mostrato era una delle più vestite, forse la più vestita in assoluto, ma in realtà c'è anche questa che vi posso mostrare, poi basta, perché essendo un book di immagini, un libro di immagini, non è che possa mostrarvi molto, altrimenti ve lo faccio vedere tutto e non lo comprate più. Queste immagini meritano il vostro tempo, perché vi raccontano due Tanino Liberatore diversi, quello dell'estemporaneità e della nascita embrionale di un personaggio e quello della elaborazione definitiva e completa. E io credo che gli amanti di Liberatore e gli amanti dell'illustrazione erotica debbano avere questo bel artbook proposto da Feltrinelli Comics. Body Count, Tanino Liberatore. Buona visione, non buona lettura questa volta. See you! Bad taste.